Ciao a tutti ragazzi, questo è il mio primo video, sono MrDegre696. Oggi recensiremo l'Auga 3, che è un'arma sbloccabile tramite l'acquisto del pacchetto di espansione Close Quarters di Battlefield 3. Allora, è un'arma molto potente, ha un rate di fuoco di 700 colpi al minuto e un danno massimo di 25 a vicino e un danno minimo di 10 per ora 4 a 60 metri, come ho sentito in un video su YouTube. Ora vi farò vedere con quali accessori secondo me è meglio equipaggiarla. Allora, l'Auga 3 è un'arma del kit assalto molto potente e io personalmente, se la uso in Noshar, in canale di Noshar come volete chiamarla, praticamente la equipaggio con queste gadget olografico, il mirino olografico, che permette una visione maggiore quando sei vicino. Dunque, un difetto di quest'arma, che poi diremo, è la bassa cadenza di tiro, 700 colpi al minuto non è neanche così tanto bassa, però rispetto a un M16A3 è bassa. L'impugnatura anteriore, che riduce l'incubo laterale, che già l'arma non ha l'incubo, però se mettete questa la utilizzerete al massimo. Il silenziatore solo in Noshar, poi vi farò vedere, o se volete ancora di più per proprio così mettete l'innesto sotto canna, che Noshar va bene. Se trovate un server che potete usare le shotgun, utilizzate la Auga 3 con sotto l'M26 Mask, che è questo. Vi farò vedere. L'M26 Mask è un fucile a pompa semiautomatico, molto potente. Ora iniziamo. Una premessa prima di iniziare a giocare: ho 266 di ping, ragazzi, e purtroppo la mia connessione, che è una lice, che fa veramente schifo, no? Non potrò giocare al meglio, dunque non vi farò proprio vedere un gameplay sopraffino, anche perché mi lagga un casino, fa anche rima. Però ragazzi, spero che vi piaccia, appunto. Iniziamo. Allora, Auga 3, vedete, adesso vi farò vedere come spara, se becco anche qui, già fatto vedere. Se utilizzate l'impugnatura anteriore, vedrete che riuscite a giocare ancora meglio di quanto sto giocando io. Me lagga, tipo sparo 50 proiettili e ne arrivano solo 2 o 3 al bersaglio che voglio sparare. Dunque ragazzi, è, vedete, un'arma molto potente, ma potente veramente. Cioè, non si dice potente nel senso come un'altra arma, questa qua è veramente potente, basta. Più di un core i7, un computer, no, per dire, è un'arma ottima. Se volete utilizzare per qualsiasi evenienza, è molto versatile, sicuramente è una delle migliori con l'M16A3 per il kit dell'assalto. Camperando, diciamo, non proprio camperando, stando qui un attimino sempre allo stesso posto, potete notare che la mia arma è molto precisa. Adesso sto giocando un po' male io, però non fa niente, comunque le munizioni le vado a scroccare da qualcuno se me le danno. Caricatori, scocchiamo un attimino da questo qua. Mi servono munizioni. Dai, dammi ste munizioni, pirla. Sto lì mezz'ora a chiedere le munizioni, non le mette. Comunque lasciamo stare, ci sono dei tipi così. Andiamo all'avventura. 90 contro Auga 3, le ha prese, se n'è andato logicamente il bastardo. Però quest'arma unita con questa M26 Mas fa paura, è potentissima ragazzi. Cioè, voi dite, ma sì, ma è un'arma così? No, anche arma così, è un'arma che usano tutti i pro ragazzi, un'arma che fa paura. Vedete, salva le chiappe questa M26 Mas. Unito con questa Auga 3 fa paura veramente, più dell'Auga 3 stessa. E niente, le prossime armi che recensirò saranno, oltre a questa mitica Auga 3, saranno l'M98B e derivati, cioè armi che sono uguali, però più o meno tra l'M96 e l'M98B c'è poca differenza, solo che l'M98B non è premium e l'L96 sì, invece. Ricordandoci che questa Auga 3 ha un rateo di fuoco basso, utilizzeremo il nostro bello olografico, che da vicino è un master proprio, fa ammazzare tutti, è una cosa incredibile, mira bene tutto, è sicuramente uno dei migliori,
anche per le medie distanze. Cosa posso dire di altro, ragazzi? Che se volete utilizzare al meglio, puntateci su quello che vi ho detto adesso, perché sicuramente fruisce, riuscite a giocare meglio. Ma basta. Questo qua, oh, mi sta sulle palle sto qua con quel P90 di merda. Perché io laggo praticamente, ho un casino di ping. E poi ci sono anche questi spawn killers che non puoi far niente, madre. Non si può far nulla, ci sono questi qua che fanno, stanno lì e si divertono ad ammazzare la gente quando è, diciamo, un po'. No, sto giocando veramente da nabbo. Allora, tornando sul discorso di quest'arma, è che praticamente è adatto a chiunque, cioè non possiamo far nel senso, ho sbagliato, potete fare quello che volete, potete camperare, potete fare quello che volete proprio, cioè è un'arma adatta a tutto, ad ogni evenienza, ed è anche una delle maggiori dell'assalto, come vi ho detto prima. Allora, per sparare a una distanza piuttosto lontana, consiglio a tutti di beccarla così, no? A sparare a raffica, perché è molto potente, anche a raffica, cioè non c'è sempre quel, diciamo, rinculo elevato che un AUG A3 può dare, che un mitra comunque come l'M16 A3 può dare. Niente, io sto laggando perché la mia connessione fa schifo, punto. È l'Alice flat da 20 mega, però ne metterà 1, 2, 3, neanche 0, 0 mega a volta, cioè proprio una connessione di M puntini puntini, che meglio non dire. Poi con mio cugino che sta scaricando è una cosa incredibile, ancora più scarsa. Scusate i rumori sotto, però c'è un po' di interferenze ogni tanto. Vabbè ragazzi, guardate, io adesso la faccio vedere, poi in un altro gameplay la recensirò meglio, anche perché non lagherò più come adesso o altre volte. Adesso, perché continuo a laggare come un disgraziato, chiudo sto gameplay perché ragazzi non si può. Oh, quest'arma qua che è potentissima, no? Che volevo recensire, non posso recensire perché c'è mio cugino che sta scaricando su Emul, che occupa un casino. E poi dopo la connessione che fa schifo, non posso farci nulla. Guardatelo com'è, non garantisco. Poi se mi dite nabbo, vedete che siete i nabbi, siete voi, punto. Perché se io gioco male perché mi lagga, ragazzi, così è. Purtroppo il lag è il lag, non è il gioco a far innervosire i giocatori, ma è il lag a farlo. Ecco, questo qua era veramente, lo diceva una condivisione di un mio amico su Facebook, e questo lo veramente lo, diciamo, stimavo, che era una cosa incredibile. Beh, sono in due che arrivano, questo qua con l'Elsat che lo odio, quell'arma è una cosa incredibile. Niente, spero che vi sia piaciuto, anche se non ho giocato al meglio, poiché laggava, e ci vediamo al prossimo video.